Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video su Maternity Rot e oggi siamo qui in AC Syndicate. Oddio, non. Oh! Oddio, raga! Oddio, boom! Oh cazzo! Sì, se ne cadono! È GTA! GTA! Oddio! Ma siamo in GTA! I lampioni fatti di carta, ma se andiamo addosso agli alberi non è buona. No. Stronzi. Mamma mia. Sgherri di merda. Mamma mia, il cavallo è assatanato. Facciamo inversione. Andiamo addosso, raga. Andiamo addosso. Oppa! Boom! Ok, vai! Benissimo. Tra l'altro incominciamo il livello e voi già litigate. Questa è la cosa che mi fa ancora. Vai, tutti sotto. Oddio. Oddio. No, aspetta, aspettate. Così faccio buggare il gioco. Allora, usciamo. Benissimo, la GT. Ok, raggiungiamolo. Li avete detestati? Non ci siamo limitati a questo. Chi è questa gente? Negli anni ho stabilito una rete di contatti qui in città. Splendido, ci serve aiuto. Per cosa? Sottrarremo le bande di Starrick al suo controllo. Devi puntare più in alto. Starrick ha amici non di classe sociale, bisogna sfidare. Capisco così. Ci servono Lux. Non fonderai una banda di nome rosa. Perché? La polizia deve chiudere un occhio sulle nostre attività. Abbiamo un amico, il sergente Appel. Pare sia un mago del travestimento. E poi? I mocciosi. E i mocciosi. Esatto. I bambini sono ottime spie. Ella! Furba come una volpe. Infine, devi tenere a mente che Starrick non agisce da solo. Ci sono capi in ogni quartiere. Li incontrerai presto, non temere. Va bene. Rexford Keylock, capace di svanire nel nulla in battardata. Facciamo svanire sul serio? Direi di sì. Un momento. Un bersaglio che può interessarvi. È dura là fuori. State attenti. Non preoccuparti per me, Creamy. So gestire i criminali. Perfetto, ragazzi. Sequenza 3 terminata. Mannaggia, raga, dobbiamo da oggi in poi ci impegneremo di più nelle sfide. Mappa di Londra. Premi il touchpad per accedere alla mappa. Come attività conquista per commissario dei gliders. Benissimo, capito. Benissimo, quindi ora dove dobbiamo andare? Perfetto, andiamo qua. Allora, un secondo solo, signora dei piani. Armi. Allora, questo. Oddio. Devi avere livello 3. No, questo qui è troppo figo, dai. Questa è l'arma di lui. Maya. Cazzo. Allora, qua invece tira pugni da iniziato.
Dai, iniziato. Quindi in pratica queste sarebbero, allora un secondo, armi poi di guanti d'assassino. Potenzia. Anteprima potenziamento. Non so, potenziamolo. Perfetto. Quanto è in pelle potenziato? Poi armi da fuoco. Bullseye. Mamma mia, cos'è troppo forte. Anteprima potenziamento. Potenzia, vai! Vai, questa piccolina pistolina piccolina me la racconta a lunga. Cinture. L'assassino nobile, io invece avevo sbloccato una di queste, mi sembra, non mi ricordo precisamente. Per ora ci prendiamo questa, anzi questa, no. E ci facciamo così, ce la potenziamo così da avere difesa e furtività in più. Il vestito di Ezio, ricevi dal club. Ora, ragazzi, entriamo nel club, scherzo, nel club di Ubisoft. Di là, a sinistra, ecco qui. Qui a destra ora vedremo tutto, ottieni gratis. Ricompensa ottenuta. Benissimo. Ora teniamo. Benissimo, teniamo un abito bellissimo. Perfetto. Blu Ubisoft. Foglia di tè. Questi li ho sbloccati tutti quanti, cioè. Però il vestito, cioè, voglio semplicemente Jacob. Per ora direi di avere quello di Ezio, perché mi sembra un poco più figo. Anzi, fatemi vedere qualche altra cosa. Abilità. Per ora zero. Ok, quindi teniamo parecchie cose, dobbiamo raggiungere il livello 3 e il livello 4. Andiamo. Allora, cambia personaggio. Allora, Ivy predilige un approccio furtivo mentre Jacob preferisce lo scontro. Io e Jacob condivido soldi, XP e ricompense, ma hanno attrezzature e abilità diverse. Quindi Eevee in pratica sarebbe quella lì che è più. Ecco. Sarebbe sempre un po' più furtiva, però per ora vorrei Jacob. Perché ha gli abiti più fighi. Quindi io vado. Andiamo, in realtà andiamo tutti a conquistare questo bellissimo castello. Proprio giusto giusto per il livello 2. Voglio vedere un po'. Allora. Coltello di lancio, pistola. Pistola per mirare, ovviamente. Poi coltello di lancio, di qua bombe fumogene. Sotto il fischietto. E tu muori. Benissimo. Questo qui invece. Riempi tutto. Riempi tutto. Perfetto. Teniamo 10 proiettili. 4 bombe. Benissimo. Quindi 7 coltelli di lancio con questa. Che cazzo volete? Morite. Ok, un punto. Abilità. Andiamo a vedere cosa possiamo fare. Allora, vediamo ancora queste qui così. Ok, raga, no, questa qui è troppo bella. Dopo il numero 10 di attacco c'è un'agonia esagerata. Cioè, a livello di. Vabbè, lo sapevo che avevo ottenuto un punto abilità, infatti l'ho speso pure. Allora. Andiamo da castello. Ok, castello. Dimmi castello.
Ma sta qui intorno? Ah, eccolo. Roccaforte. Allora, saliamo. Perfetto. Direi di eliminarli tutti. Coltelli d'ancio. No, c'è un osservatore, come lo vogliamo chiamare? Un runner? Come lo vuoi chiamare? Vabbè, dai, quello chiama tutti, mo. Arrivederci, chiama tutti quanti. Arrivederci a tutti. Ci diamo. Bam. Boom, boom, boom. Oddio. Bam. Vai, raga. Oddio. Preferisco lo scontro, ragazzi. Quindi facciamo così, cerchio. 29, invece così dovrebbe essere lo stato di agonia. Boom. Cerchio. Bam. Allora, ragazzi, direi di continuare questo episodio nel prossimo. Quindi per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Un abbraccio, maternità 8. Ciao, ragazzi.